Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Inserire sviluppo sostenibile in Costituzione, l'appello di Conte che dice non possiamo tornare alla normalità, serve un nuovo umanesimo. Presidente del Consiglio interviene al Festival dell'Economia Civile di Firenze, spiega qual è la sua visione economica in vista del Recovery Fund. Non possiamo tornare alla normalità, viviamo in un tempo di rinnovamento. Poi l'annuncio a inizio 2021, grande evento internazionale in città per elaborare un manifesto di idee e valori. Il servizio buste arancioni cancellato per aumentare lo stipendio a Tridico, insomma, ecco perché è una bufala, insomma, perché il taglio è su una voce diversa. Il caso nel caso viene sollevato da Repubblica, ma alla riduzione di spesa decisa per coprire gli emolumenti del CDA ha riguardato il capitolo spese postali, telegrafiche e telefonico degli uffici, mentre le buste con la simulazione dell'assegno pensionistico voluto da Tito Boeri erano a carico del capitolo spese per l'invio di posta massiva. L'invio delle lettere cartacee comunque era stato sospeso prima dell'arrivo del nuovo presidente. MotoGP, Gran GP di Catalogna, cade ancora Rossi, era secondo, Quartararo torna alla vittoria. Il circuito di Montmeló stava regalando al dottore una seconda giovinezza e la capacità di rilottare con il leader del mondiale. Il podio era ormai certo, poi la scivolata. Il francese vince e conquista la testa della classifica. Mir e la Suzuki però vanno veloce. Potenza, focolaio in una casa di riposo, 28 i positivi tra ospiti e personale, morta una 93enne, la donna è deceduta in ospedale, proveniva dalla stessa struttura di Marsico Vetere dove sono stati riscontrati gli altri contagi. Il presidente della regione Bardi ha detto che dall'inizio di agosto il numero dei tamponi è stato incrementato di oltre il 50%. Caso Suarez, un altro indagato per corruzione, è uno dei membri della commissione d'esame. I PM di Perugia contestano anche al professore Lorenzo Rocca l'articolo 319. Il suo legale Manni dice è un'indagine ipotetica, non c'è il fatto contestato, aspettiamo che ci dicano qualcosa in più. Intanto spunta una nuova intercettazione e nei prossimi giorni l'attaccante sarà ascoltato in videoconferenza come testimone. Patrick Zaki resta in carcere almeno fino al 7 ottobre, prolungata la custodia cautelare. Rinvio al 7 ottobre. Poche parole che sintetizzano l'esito dell'udienza che si è svolta sul prolungamento della custodia cautelare per Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook. A parlare all'ANSA è stato uno dei suoi avvocati, Oda Nasrallah, che non ha aggiunto altri dettagli. Il 29enne Patrick non è neanche stato condotto in aula, rimanendo nel carcere di Tora, all'estrema periferia sud del Cairo. Un'assenza che la legale non aveva saputo o voluto interpretare in alcun senso. Sottufficiale della Guardia Costiera annega dopo aver salvato due ragazzi, il cognato dice soccorsi non adatti ed elicotteri in ritardo. L'episodio è avvenuto a Milazzo. Sabato mattina due quindicenni hanno sfidato le onde alte almeno 5 metri gettandosi nel litorale di Ponente. I militari sono intervenuti per recuperarli, ma Aurelio Visalli è stato risucchiato dal mare. Il suo corpo è stato ritrovato all'alba nella scogliera della Baia del Tono. Il cognato accusa e dice i suoi colleghi lo hanno visto in difficoltà e sono rimasti inermi. Aurelio non è stato salvato. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.